sei per love. Maybe, maybe, maybe. Tell the best what tomorrow. Is it from you or the Tuesday? Right on time. A picture of you came through in the mail. Oh, you're not far. You got me hanging on a miracle. Spiritually. I'm in here, and you're out there now. We know what we're no crying, no lying now. I declare. Pulling out at will and examine the reach of this compassion. We expect so much from this love. I am not yet sick of our sacred love. I am not yet sick of our sacred love. In arrivo un cofanetto con le ristampe dei primi 8 album dei Black Sabbath. Vittime e feriti durante un inseguimento stradale al South by Southwest di Austin. Ed infine causa legale nei confronti dei Kiss da parte degli eredi del defunto batterista Eric Kerr. Mentre i fan italiani aspettano il ritorno dei Black Sabbath il prossimo 18 giugno alla Unipol Arena di Bologna, unica data della band heavy metal britannica, Ozzy e soci si apprestano a far uscire il cofanetto speciale con le ristampe dei primi 8 dischi, ovvero quelli compresi tra il 1970 ed il 1978. Il box, realizzato dalla Warner Music in collaborazione con la Rhino, si intitolerà The Complete Albums 1970-1978 ed uscirà il prossimo 15 aprile. Parliamo adesso di band emergenti ed in particolare dei vicentini Clay to Ride, che hanno pubblicato il nuovo disco For His Wine and Chamber. Registrato in presa analogica al Prosdocimi Recording Studio di Carmignano sul Brenta e mixato ai Veneto West Studios di Santa Monica negli Stati Uniti, His Wine and Chamber consta di 7 tracce in inglese dal sound punk new wave estrapolato dagli anni 90 ad oggi. Ascoltiamo allora il brano Ocean's Return. Abbiamo ascoltato il brano Ocean's Return dei Clay to Ride. Torniamo a parlare di mainstream. Un inseguimento della polizia, terminato con uno schianto, ha causato 2 vittime e almeno 23 feriti ad Austin, in Texas, dove si sta svolgendo l'happening tecnologico musicale South by Southwest. Stando alle prime testimonianze dello staff di Billboard, l'incidente sarebbe avvenuto davanti all'affollatissimo Cheer Up Charlie's, sede di un concerto che in cartellone aveva tra gli altri Kurt Vile e Cloud Nothings. L'uomo, che inseguì dagli agenti, era alla guida della macchina finita sulla folla, è stato arrestato.
Per la rubrica Calports consiglia, vengono da Amburgo e si caratterizzano per un sound che utilizza l'elettronica minimale e gli spazi silenziosi dell'acustico per ricostruire mondi onirici tascabili. Stiamo parlando degli Hundreds, di cui adesso arriva il secondo album dal titolo Aftermath, un lavoro nel quale le sonorità si mantengono adulte, pur assumendo una caratteristica di sollievo forse prima non presente. Aftermath è anticipato dal primo singolo Circus. Spostiamoci nell'angolo appuntamenti dal vivo, ecco i concerti in Italia più interessanti previsti per oggi venerdì 14 marzo. I Gentlest 3 al Off Officine Sonore di Lamezia Terme in provincia di Cosenza, i Pipers al Key Drum di Sarno in provincia di Salerno, i Asian Dub Foundation al Laboratorio Crash di Bologna, i Kill Your Boyfriend al PN Box di Pordenone, le Luci della Centrale Elettrica al The Cage di Livorno ed infine gli After Hours al Palabam di Mantova. Gli eredi di Eric Kerr, il batterista dei Kiss subentrato a Peter Criss nel 1980, hanno intentato una causa legale nei confronti della band per via di royalties mai pervenute. Secondo il loro legale, infatti, dovrebbero percepire diritti dalle canzoni Breakout, Care Jam 1981, Care Jam 1991 e Little Caesar, ma a quanto pare i Kiss e le diverse compagnie a loro affiliate non avrebbero mai provveduto ad effettuare tali pagamenti. Ancora una news underground. Come si legge su Sadik Webzin, la thrash metal band Insanity Hazard, a pochi giorni dal debutto discografico, ha appena ufficializzato l'entrata nel gruppo del nuovo cantante. È Claudio Boero, già vocalist dei Mariners, le cui influenze vocali provengono soprattutto dalla scena rock heavy metal anni 80, puntando maggiormente a band come Queen, Iron Maiden, Dream Theater e Judas Priest. Per la rubrica Buon compleanno facciamo tanti auguri a Michael Bland, batterista americano di Soul Asylum e New Power Generation, che oggi venerdì 14 marzo compie 45 anni. Era la nostra ultima notizia, appuntamento a domani con nuovi aggiornamenti musicali targati TG Rock. Gentlemen, I'm your DJ. We'll be right back.
Shut up!